Buonasera, sì, il ministro Piantedosi sta partecipando qui all'ambasciata italiana alla conferenza transatlantica organizzata dall'Aspen Institute sul futuro dell'Occidente in un mondo frammentato. Ministro, lei è il quarto esponente del governo Meloni che nelle ultime settimane viene in visita qui a Washington. È una forte professione di americanismo per questo esecutivo. La Presidente dovrebbe essere qui in visita alla Casa Bianca a fine mese. Qual è il senso della sua visita? Ma il senso è quello di dare un segnale di rinnovata collaborazione con un paese per noi fondamentale anche nel settore che mi riguarda, che è quella della cooperazione internazionale di polizia, il contrasto al crimine organizzato, a fenomeni importanti come il terrorismo internazionale, la criminalità informatica, la droga, la lotta ai traffici di droga. Quindi, ecco, questi incontri sono finalizzati a rinnovare quella saldezza dei rapporti e quelle visioni comuni che caratterizzano i rapporti tra Stati Uniti e l'Italia da decenni anche nel settore della cooperazione di polizia. Italia e Stati Uniti hanno un problema comune, che è l'immigrazione. Ne parlerà domani con il suo omologo americano, il segretario all'Homeland Security Mayorkas. Quali sono le aree di cooperazione in quest'ambito tra i nostri paesi? Ma ovviamente abbiamo problemi analoghi in aree geografiche differenti, però analoghi perché insomma, sono spinte migratorie importanti provenienti dal sud per entrambi, determinati da grandi squilibri demografici, economici, sociali e quindi sarà importante un confronto per avere soprattutto una visione comune del fenomeno che per quanto ci riguarda e sappiamo essere anche tratto caratteristico del modo degli statunitensi di affrontare questo fenomeno è quello di andare sempre più verso una migrazione regolare, quindi contrastare i traffici illegali di migranti, ovviamente assicurando la cornice di diritto e di rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Parlerà col ministro Mayorkas di un approccio basato sulle rotte per gestire il fenomeno migratorio. Ci spiega che cosa significa? Ma è una prospettiva che so essere di interesse anche agli Stati Uniti, quella di creare un incontro, diciamo, di intercettare i migranti lungo le rotte che portano poi, nel caso dell'Italia, insomma, quella ad affrontare la traversata in mare. L'obiettivo sarebbe, ed è molto ambizioso, quello di intercettare lungo le rotte le persone e quindi poi poter offrire, dare un'offerta differenziata alle stesse rispetto alle caratteristiche o di legittima aspirazione ai percorsi di protezione internazionale o viceversa, laddove questi non sono possibili, di rimpatrio, di progetti di rimpatrio volontari assistiti. Come le dicevo, quindi regolarità, ma nello stesso tempo diritto, rispetto del diritto delle persone, dei diritti fondamentali delle persone. Le nuove sfide alla sicurezza interna e internazionale si stanno spostando sempre più nell'ambito cyber. Lei domani incontrerà anche il vice procuratore generale degli Stati Uniti, Lisa Monaco. Da questo punto di vista, invece, dove è possibile la cooperazione tra Italia e Stati Uniti? Ma io ne parlerò sia con Lisa Monaco che con Mayorkas, è un tema molto trasversale, diciamo, alle istituzioni, giustizia, affari interni che se ne occupano. Basti pensare noi sul tema criminalità informatica, lei sa che in Italia abbiamo un'architettura istituzionale che va dall'Agenzia per la Cyber, alle competenze storiche della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Ministero dell'Interno. Comunque, per quanto riguarda la criminalità informatica, abbiamo addirittura un accordo di cooperazione in negoziato che speriamo di finalizzare al più presto. Grazie, Ministro.